E rimaniamo sempre a Sassari, spostiamoci nel quartiere di Rizzeddu dove c'è tanta paura tra i residenti di una palazzina a causa di crolli e infiltrazioni di acqua che provocano appunto la caduta di calcinacci all'interno degli appartamenti. Emanuele Floris. Cadono calcinacci e piove nelle case. Si aggrava la situazione nel grattacielo di via Washington dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. Ieri l'intervento dei vigili del fuoco e della municipale che hanno transennato parte della strada, ma il disagio è all'ultimo piano. Mi sta piovendo in casa perché hanno messo un'altra antenna, fatto danno e non hanno aggiustato perché continuando a filtrare le acque, cioè a lungo andare se ne scende anche l'intonaco e c'è anche il rischio che si... che collassino anche le pignate. Chi viveva sul piano rialzato è dovuto scendere con figli piccoli e anziani malati, staccando la luce per timore dei cortocircuiti, anche se la grande paura è un'altra. Che possa venire giù il tetto, sì, perché troppa roba stanno mettendo su, troppe antenne, lo stanno caricando al massimo. Sul tetto da anni vengono collocate le antenne dei ripetitori telefonici come documentato dai video che abbiamo ricevuto. Imprecisato il numero delle installazioni ed è impossibile creare un nesso tra gli attuali disagi e la loro collocazione. Di certo restano le infiltrazioni e lo stato di fatiscenza dello stabile di proprietà area che ha portato anche alla chiusura del garage sotterraneo. Facciamo fronte con la protesta all'ente specialmente che è padrona della struttura. Che intervenga al più presto. Intanto, già stamattina, alcuni operatori sono intervenuti sulla facciata da cui è caduto l'intonaco.